lo sbiancamento dei denti è una pratica molto diffusa, diciamo si è diffusa da circa 10-15 anni. Però diciamo che nel corso di questi ultimi anni ci sono stati parecchi cambiamenti, perché se vediamo i sbiancamenti che si facevano 15-20 anni fa, si usavano dei prodotti un po' aggressivi che consumavano un po' lo strato esterno dello smalto. Normalmente lo sbiancamento dei denti viene fatto o dal dentista o dall'igienista, l'igienista dentale, che insieme all'igiene orale ha la facoltà di fare anche diciamo, delle piccole operazioni sui denti. Innanzitutto deve essere fatto dopo una pulizia dentale, perché i denti devono essere già di per sé puliti. Dopo aver passato il filo interdentale, vari spazzolini, gommini per lucidarli bene. Quindi da lì si vede, si prende il colore originale e eventualmente in alcuni casi si fanno anche delle foto per confrontare la differenza con il risultato ottenuto a distanza. Quindi una volta ci sono due tipi di sbiancamento: sbiancamento domiciliare che fa il paziente a casa, e che è un po' quello che si trova anche in farmacia, quindi viene fatto anche direttamente dal paziente. Al limite il dentista può istruire il paziente su quello che deve fare per ottenere lo sbiancamento. Mentre c'è lo sbiancamento professionale che viene fatto in studio, e quindi ovviamente utilizza delle concentrazioni più forti, dei prodotti che non possono essere venduti al banco di una farmacia. I risultati sono diversi perché lo sbiancamento professionale, quindi qui nello studio dentistico, viene fatto o una o in due sedute, e ogni seduta ci si possono applicare o una o due volte il prodotto. Come funziona? Si protegge la gengiva con una resina, diciamo una resina che poi si indurisce, viene posizionata al limite sulla gengiva, al limite fra la gengiva e il dente, per proteggere le gengive dal prodotto sbiancante, perché il prodotto sbiancante, come sbianca il dente, poi può irritare e creare anche dei lievi danni alla gengiva. Quindi una volta protetta la gengiva, si miscelano le due componenti del prodotto, che è normalmente a base di perossido di carbammide al 38%, che è quello appunto più efficace, quello più che può essere utilizzato solo in uno studio dentistico. Viene miscelato, quindi viene posizionato sui denti, e poi viene attivato con una luce ad alta alogena, ad alta potenza. In alcuni casi viene utilizzato anche il laser, però diciamo che quelli con gli sbiancanti con la luce funzionano benissimo. E si lascia stare 5-10 minuti in base al tipo di prodotto, dopodiché si sciacqua il prodotto e se ne fa un'altra applicazione. Ma in genere l'età non è che diciamo, non influisce, però diciamo da quando sono usciti tutti i denti permanenti, quindi è sconsigliato nei bambini. Normalmente da quando un ragazzo ha 14, 15, 16 anni. La richiesta in genere viene fatta al dentista quando comunque oltre la maggiore età. Io penso normalmente noi abbiamo fatto sbiancamenti dai 17 ai 18 anni in sopra. L'effetto resta alcuni anni. Ora dipende molto anche la durata dal comportamento del paziente. Ci sono pazienti che diciamo, non praticano una perfetta generale, un'ottima generale domiciliare, quindi a casa, per cui lo sbiancamento può durare un po' di meno. Poi, per non parlare dei pazienti che fumano, che magari
bevono sostanze molto pigmentanti, tipo molti caffè, molte tisane, tè. Ci sono persone appunto che hanno l'usanza di bere due o tre tisane al giorno. Uno o due caffè al giorno non comporta nessun cambiamento, però 4-5 caffè e oltre sì, diminuisce sicuramente la durata dell'effetto sbiancante.